Ciao a tutti, bentornati sul mio canale in questo nuovo anno. Questo video nasce da una mia curiosità, l'ennesima curiosità. Mi sono così interessata a un brand che è Anna Sui, è il nome della stilista. Il brand prende il nome appunto della stilista Anna Sui, che è una stilista statunitense con origini cinesi. E che ha appunto creato una sua linea di make-up molto particolare, con dei packaging da uno stile particolare, barocco, vittoriano. E i prodotti cosmetici sono invece fatti in collaborazione con un brand di cosmetici coreano. Comunque, era da un po' che mi incuriosiva. Io l'ho visto, ho acquistato questi prodotti su Beauty Bay, perché è quello che è più rifornito, che ha più prodotti di Anna Sui. E ho voluto provare appunto perché ero attirata tantissimo dai packaging, mi sembravano così particolari e ho preso proprio intorno a Natale un cofanetto appunto uscito per le feste, che è questo Makeup Cofret Set, questo qui, e l'ho acquistato su Beauty Bay appunto quando hanno fatto uno sconto, per cui sono riuscita a spendere un po' meno. In realtà questo cofanetto costa 49 euro e io l'ho pagato 35. E poi ho preso anche un altro prodotto che vi mostrerò. E un'altra cosa ancora che vi faccio vedere alla fine, che però non è di Anna Sui. Allora, vi faccio vedere questo cofanetto. C'è una pochette. Questa è molto carina, questo tessuto lucido. Piccolina, ma comunque capiente. Con qui appunto il ciondolino con scritto Anna Sui, molto carino. Questo veramente mi ha attirato ed effettivamente lo trovo carino. I prodotti invece contenuti sono una polvere viso, aiuto, questa forma particolare un po' triangolare e questo disegno olografico. E poi c'è un rossetto, questo. Allora, a vederli, non so se anche voi, magari, non so se vi è incuriosito, se ci avete fatto caso, a vedere questi prodotti sembrano veramente originali, solidi, molto particolari, con tutte queste decorazioni, vedete per esempio questo, tutti questi fiori. Però poi, devo essere sincera, avendoli in mano sono proprio plastica, sono tutta plastica, plastica anche piuttosto grossolana, nel senso non mi sembrano dei prodotti particolarmente eleganti. Comunque, allora la polvere viso, se riesco ad aprirlo, si apre di qua. E questa, c'è lo specchio e questi sono appunto la cialda con tutti i vari colori. La stellina centrale shimmera dei glitter. E poi ci sono invece questi altri colori, sempre colori pastello, rosa, acquamarina, violetto, giallo. Il profumo è piuttosto intenso, ed è un profumo secondo me di agrumi. La polvere è questa. Non so se si vede qualcosa, vedete? Adesso io ho preso tutti i colori insieme. Dovrebbe essere una polvere illuminante, una polvere viso. Non lo so, non la trovo particolarmente entusiasmante o che abbia delle caratteristiche particolari. La particolarità principale, secondo me, è il profumo che viene fuori, che è proprio un profumo agrumato. Ma poi, appunto, la polvere, non so, non mi sembra neanche particolarmente luminosa. Magari da usare sulle palpebre, non so, comunque è un prodotto che non mi ha no, non mi è piaciuto più di tanto. E poi il rossetto, che appunto si presenta così, ma anche questo è proprio tanta plastica. È proprio una semplicissima plastica decorata. Il rossetto è questo, si consuma tantissimo perché è molto cremoso, quindi vedete, l'ho usato 2 volte e già il disegno che c'era qui in forma di stella è sparito. Ed è appunto un rossetto molto cremoso. Il colore è bello perché è quello che ho adesso, è un bel
colore naturale, però molto cremoso appunto, quindi insomma la durata non è un granché e sembra quasi più un, non so, un gloss, quasi un burro cacao colorato, che è comunque molto appunto cremosa, morbida e idratante sulle labbra, però al di là di questo, ecco, non mi sembra che abbia altro di particolare. Quindi mi sono tolta la curiosità, ma non credo che comprerò più altri prodotti di Anna Sui. Altra cosa che ho preso, appunto, perché mi piaceva tantissimo il packaging dentro questa scatola, è questo, praticamente contenitore per polveri viso. Che è molto bello vederlo così, è molto bello, ma anche questa è proprio plastica. Plastica, non è neanche molto pesante. C'è poi la spugnetta e qui c'è lo specchio e qui ci sono appunto delle calamite per mettere delle cialde, perché Anna Sui vende anche delle cialde appunto che si possono inserire dentro questi contenitori. Questo qui l'ho pagato 11,70 euro. Non ho voluto prendere la polvere viso anche perché ne ho tante e pensavo comunque di riuscire ad adattare un'altra cialda, magari appunto metallica, che potesse essere magnetica oppure la incollo comunque. Però ecco, è più bello vederlo che poi realmente averlo per le mani, perché visto così è veramente bello. Infatti l'avevo pensato anche come specchietto, comunque anche senza metterci dentro niente, c'è la sua spugnetta, quindi eventualmente. Però è proprio tanto leggero. Quindi, in conclusione, diciamo, mi sono tolta la curiosità di provarli perché veramente mi sembravano molto belli a vederli, però ecco, secondo me la qualità non è un granché, mi hanno abbastanza deluso come appunto come materiali, come leggerezza, plastica e anche come prodotti in sé, perché sia la polvere viso che il rossetto non mi sembrano niente di eccezionale, quindi però comunque va bene, mi sono tolta la curiosità, la pochette appunto è la trovo molto carina e mi piace anche questa decorazione, molto carina, quindi va bene. Invece, in occasione di questo acquisto, avevo inserito anche, già che stavo facendo l'ordine, anche un altro prodotto che da un po' che mi incuriosiva, mi attirava, che è questo, uno di questi illuminanti di Jeffree Star, dentro questa scatola, sono veramente enormi come illuminanti. Questo qui anche l'ho pagato, non mi ricordo, non ho controllato sul sito, però c'era lo sconto. Forse l'ho pagato 17 euro, non l'ho pagato a prezzo pieno comunque. E questo è bello perché è super gigante, quanto una mano. E ho preso il colore, quello che mi piaceva di più, che mi attirava di più. Cioè, guardate anche lo specchio, è una cosa esagerata. Enorme. E ho preso questo colore. Ecco, questo illuminante è pazzesco, veramente. Come illuminante, oddio, l'illuminante blu, ecco, non è il massimo. Non è proprio il massimo, si vede un po' tanto. Io ho visto quello così, ma colore, quello scuro, quasi nero. Ho visto un video di una ragazza che se lo applicava come illuminante, era terribile. Cioè, messo sulle guance, sul naso, sull'arco di Cupido, una cosa terribile. Quindi forse più come ombretti, secondo me come ombretto è bellissimo. Io adesso ho fatto soltanto proprio un tocco di pennello, ma guardate se lo intensifico, cioè guardate il colore, è una cosa incredibile. Cioè, si vede, no? Come ombretto è bellissimo, secondo me, è veramente stupendo. Poi ha una scrivenza, è luminosissimo, veramente stupendo. Bellissimo, davvero bellissimo, come illuminante, insomma, illuminante turchese, azzurro turchese, no, anche no, sulle guance proprio, no, direi che non ci sta, ma come illuminante è strabello, cioè guardate, poi si riesce a prendere anche con il pennello, proprio basta passare leggermente il pennello, comunque già si riesce a prelevare il colore, quindi super promosso questo illuminante di Jeffree Star. Non so se c'è, dovrebbe esserci scritto anche il colore. Deep Freeze.
Deep Freeze dovrebbe essere il nome di questo illuminante. Ok, con questo è tutto. Niente, spero di aver tolto magari anche a voi un paio di curiosità. E lasciatemi un pollicino in su se il video vi è piaciuto. Non dimenticate di iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto. E vi aspetto al prossimo video. Ciao!